Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. Oggi proveremo a parlare di incipit e di pitch. Sono due strumenti di scrittura creativa che girano intorno all'inizio del vostro racconto oppure del vostro libro. Per questa ragione questi due strumenti li ho raccolti in un unico podcast. Andiamo con ordine. Il pitch è la presentazione veloce del tuo racconto o del tuo libro. Un pitch dura 60 secondi, al massimo 90 secondi. Deve attirare l'attenzione e l'interesse, quindi i primi 10 secondi sono fondamentali per acchiappare l'interesse di chi vi ascolta. Come si scrive un pitch? Non si deve svelare niente della fine, ma deve far intravedere lo sviluppo della storia, della trama. Quindi deve potenziare l'immaginazione dell'utente che ascolta il pitch, interessandolo a leggere il racconto o il libro. Quindi di solito è utile creare un pitch, uno, mettendo il protagonista in media res, ossia dando l'idea che il protagonista sia già in mezzo a qualcosa di avvincente. 2. Date qualche briciola di informazione su eventuali antagonisti o d'ambiente, su quello che potrebbe accadere, senza ovviamente svelare niente, ma accendendo la fantasia di chi vi ascolta. Proviamo a fare alcuni pitch correlati ad alcuni casi studio. Dunque, Uomo Dorato, Philip Dick, World of If, aprile 1954. Il link lo trovate in descrizione. La guerra mondiale degli esseri umani contro i mutanti è finita da 60 anni, ma l'agente federale Tom Collins Baines continua a braccarli per salvaguardare la sopravvivenza degli esseri umani. Sino a quando? Fratello di una macchina, Richard Matheson, Words of If, 1952. In una metropoli del futuro, lui era scappato dal laboratorio, braccato da polizia e corpi speciali. Volevano sopprimerlo perché lui era vivo. Francis E. Isaac Asimov, World of If, 1955. Norman Mueller, un normale ed affettuoso padre di famiglia, è nominato elettore tipo delle elezioni politiche americane del 2008. Da lui dipenderà il futuro degli Stati Uniti d'America. Bombe a tempo di J.G. Ballard, World of If, 1963. Misteriose tombe marziane si celano su Marte, sono preda di tombaroli. Che cosa ci si cela dietro questi antichissimi manufatti alieni? Il teschio di Philip K. Dick, World of If, del 1952. Un'antica e criptica reliquia ha generato la nascita di un nuovo culto che destabilizza l'ordine costituito. Un cacciatore di taglie viene spedito indietro nel tempo dalle autorità per investigare sulla reliquia, ma un'amara verità si cela nel passato. Alba di Odissea V1.02. Il contesto iniziale dell'Odissea della penisola italiana, una storia corale con numerosi testimoni che sono travolti dal tema del cambiamento climatico, intrecciato nella questione della bomba demografica africana nel 2050. Entrambi i megatrend creeranno contesti ingestibili ed esplosivi per gli europei quanto per tutti i popoli del Mediterraneo. Ecco, non è detto che siano pitch perfetti, ma a mio avviso sono ragionevolmente utili a presentare i vari racconti ed il libro. Come esercizio, se volete, potete leggere i racconti e costruire eventualmente altri pitch. Incipit. Dunque, sono le prime frasi, oppure il primo paragrafo, oppure il primo capitolo che introducono al vostro racconto o libro. Il titolo del romanzo, la copertina e il genere del libro dovrebbero già indirizzare il lettore su che tipo di libro o racconto abbia per le mani. Se l'autore è noto, è già noto al lettore, al potenziale lettore, il nome dell'autore sarà una garanzia in più per il lettore su che tipo di racconto o libro s'attende di leggere. Il titolo e la copertina devono lasciare affiorare molte allusioni sulla trama, senza però svelare niente, ma accendere l'interesse e la fantasia del potenziale lettore. Ci sono alcuni modi classici su come creare un incipit. 1.
se al 95% la vostra favola ricalca il sentiero del viaggio dell'eroe, ecco, evitate come la peste nell'incipit di creare un ambiente felice ed immobile in cui tutto è in armonia con ogni cosa. Questo è un ottimo sistema per annoiare il lettore, quindi un incipit non deve mai essere tranquillo ed armonico, a meno che il vostro libro non sia la panacea contro l'insonnia. 2. Piazzate il protagonista nella battaglia centrale del sentiero del viaggio dell'eroe e poi fate un cliffhanger ed un flashback. Questo è un ottimo sistema per fare un incipit. Ricalca la tecnica di patchare la favola, il link lo trovate in descrizione. 3. Iniziate dalla fine. Piazzate il protagonista già ad un passo dalla fine della storia. Ad un passo, non dentro la fine della storia, ad un passo dalla fine della storia. Poi fate un cliffhanger ed un flashback. Questo è un altro ottimo sistema per fare un incipit, ricalca la tecnica di patchare la favola, il link lo trovate in descrizione. 4. Iniziate in media res, cioè piazzate il lettore in qualcosa di coinvolgente. Date subito la sensazione al lettore di essere dentro ad un turbinio di eventi di cui solo a tratti ne individua i profili. Questo è un altro ottimo sistema per fare un incipit, a prescindere da quale schema stiate applicando alla vostra favola. 5. Iniziate con una prefazione, cui spiegate in un meta racconto il mondo in cui immergerete il lettore, senza svelare l'espansione della trama ed i finali. Vediamo alcuni incipit limitandoci ad alcuni casi studio di cui poi ne discuteremo e commenteremo. Ora, intendiamoci bene, per incipit noi intendiamo in questo podcast tutto quello che entra dentro la prima pagina di un libro. Attenzione, questa è una definizione approssimativa perché molto dipende anche dal tipo di impaginazione del testo, dal tipo di interlinea, il carattere presente nel testo, quanto dalla presenza o meno di immagini in apertura, che ovviamente comprimono lo spazio per il testo. Per i racconti, sicuramente l'incipit è inteso in un qualche cosa, in un volume di parole che va dall'inizio sino al primo paragrafo, oppure fino al primo punto, oppure al massimo sino alla prima pagina. Per i libri l'incipit può essere inteso in un volume un po' più ampio, per cui i lettori, diciamo, solitamente per un incipit di un libro intendono uno spazio di lettura che va dall'inizio sino al primo paragrafo, oppure sino al termine del primo capitolo. Questo perché di solito ai lettori è permesso di leggere gratuitamente sino al primo capitolo del libro, questo per rendersi conto, diciamo, per farsi rendere conto ai lettori che cosa diavolo parli il libro, a prescindere dal pitch, dalla copertina e dall'etichetta di genere. Per questa ragione, per i racconti di fantascienza, presi come casi studio, ecco, in questi esempi pratici noi ci limiteremo ad ascoltare solo quello che sta scritto nella prima pagina, mentre nel caso studi di un libro leggeremo solo il primo capitolo. Andremo ad analizzare come casi studio L'uomo dorato di Philip K. Dick, World of If, aprile del 54, Fratello di una macchina, Richard Matheson, Words of If, 1952, Francesie di Isaac Asimov, World of If, 1955, Bombe a tempo di J.G. Ballard, World of If, 1963, Il testo di Philip K. Dick, World of If, del 1952, Alba di Odissea V1.02 e Sons of Lesser Gods. Andiamo avanti. If, Words of Science Fiction, aprile del 1954, L'uomo dorato di Philip K. Dick. Sempre caldo così? Chiese l'agente commerciale rivolgendosi a tutti i commensali che erano al tavolino. Un uomo di mezza età grassoccio, con un largo e pacioso sorriso naturale, che indossava una t-shirt bianca ed un cappello di paglia, rispose: solo in estate. Nessun altro al tavolo rispose. Due ragazzi di 10 anni, un maschietto ed una femminuccia, che erano al tavolo, avevano grandi occhi un po' smarriti e si fissavano l'un l'altra senza dire una parola. Due lavoratori, di stazza robusta, erano piegati sui piatti e mangiavano avidamente la loro porzione di zuppa di piselli.
C'era qua un tassista che silenzioso teneva con due mani una grossa tazza di caffè nero, la sorseggiava lentamente mentre appoggiava i due gomiti sul tavolo. L'uomo d'affari, vestito di un elegante vestito blu, sorseggiava invece una tazza di caffè freddo, mentre al tavolo, poco distante, sedeva la madre dei due bambini. La donna si riposava appoggiata sul tavolo, beveva una tazza di tè, aveva tolto i piedi dalle ciabatte, appoggiando i palmi dei piedi scalzi sul fresco pavimento. Commesso viaggiatore prese una sigaretta del suo pacchetto e chiese: «Qual è il nome di questa città?» «Walnut Creek», bofonchiò l'uomo panciuto. L'agente commerciale estrasse dal suo portafoglio una foto. Era ritratta a colori, in penombra, una ragazza nuda di 35 anni circa, con il volto cancellato. Aveva delle grosse ali ossute di pipistrello ed 8 seni. L'uomo fece girare la foto ai presenti sul tavolo, chiedendo: «Che ve ne pare? Questa è stata scattata a Denver DCA Camp». L'incipit di Dick non ha una partenza fulmicotonica. Dick presenta al lettore numerosi personaggi che il lettore non comprende quale ruolo abbia. Solo alla fine della prima pagina il coprotagonista, tirando fuori una fotografia, definisce all'improvviso un contesto di sci-fi semi-apocalittico, rompendo l'iniziale calma dichiarata dal lettore, dall'autore. If Words of Science Fiction del novembre 1952, Fratello di una macchina di Richard Matheson. Lui uscì fuori dal sole ed iniziò a camminare in mezzo alla gente. I suoi piedi lo portarono lontano dal buio deposito della metropolitana. L'istante rumore dei grossi macchinari da lavoro per il movimento terra sfumarono via dalle orecchie e dalla sua testa, sostituiti dal brusio di milioni di persone che camminavano per strada. Adesso camminava per Main Street, dove uomini di ferro ed esseri umani gli passavano accanto, camminando ed andando ovunque fossero diretti. Le sue gambe si muovevano piano, sembravano sperse, in mezzo a questo fiume di persone che fluiva in Main Street. Il suo lento camminare lo portò a passare davanti ad un edificio che era stato distrutto dalla guerra. Adesso uomini e robot lavoravano per distruggere le restanti rovine, per poi ricostruire il palazzo di nuovo. Sopra le loro teste un enorme dirigibile coordinava e comandava, controllava le operazioni, verificando che tutto fosse fatto ad opera d'arte. Lui non aveva paura di essere visto, solo nel suo interno c'era una piccola differenza che però nessuno avrebbe potuto cogliere. Aveva una visione laterale amplificata, ma la sua forma del viso era uguale a quella di tutti gli altri. Lui spostò lo sguardo dal dirigibile al cielo. Lui era l'unico che ne sapeva qualcosa del cielo, tutti gli altri non ne sapevano una mazza. Vide transitare un'astronave a razzo nel cielo, che passava proprio davanti al sole, mentre un'astronave di controllo era in overing silenzioso dietro delle buffe nuvole bianche. Per un attimo, lo stupido sguardo delle persone a due occhi lo guardarono, un leggero sospetto comparve nei loro volti, mentre i robot nemmeno notarono che cosa lui stesse guardando in cielo. L'incipit di Matheson è lento, descrive il contesto, ma al lettore subito proposto una serie di vari indizi che fanno capire che l'osservatore non è un essere umano. Il punto di vista non è umano, le considerazioni proposte in un flusso di coscienza mescolato a descrizioni creano interesse e curiosità nel lettore, che è spinto a continuare la lettura del racconto. World of If, agosto 1955, Francesi di Isaac Asimov. Linda di 10 anni sembrava l'unica della famiglia che si divertisse a stare sveglia. Norman Mueller la poteva sentire, nonostante fosse in uno stato di coma indotto dai farmaci. Un'ora prima Norman era riuscito a dormire solo un'ora, ma quando si era svegliato era più stanco di prima. Linda era vicino al letto di Norman Mueller, lo agitava dicendo: «Papà, svegliati, papà, svegliati, papà, svegliati!» «Tutto ok», rispose Norman Mueller, voltandosi a guardare sua figlia. «Papà, è tutto pieno di macchine della polizia e poliziotti qua attorno», disse Linda. Il giorno stava iniziando, un altro giorno grigio e miserabile della sua vita si stava procedendo al suo inizio. Norman Mueller poteva udire la voce di sua moglie, Sara, che era in cucina e preparava la colazione, mentre suo padre, Matthew, era nel bagno a lavarsi con il lavandino rumoroso. Non c'era ombra di dubbio che l'agente Handley fosse già pronto e stesse aspettando proprio lui, Norman Mueller. Questo era il giorno delle elezioni.
Era iniziato come ogni altro anno, tranne per il fatto che quest'anno era l'anno delle elezioni presidenziali. Non era un anno peggiore degli altri, se eri candidato a presidente. I politici parlavano dell'elettorato, del voto elettronico, dell'intelligenza artificiale che avrebbe coordinato e controllato lo svolgimento delle elezioni politiche. Il racconto di Isaac Asimov è praticamente un inizio di una favola pacciata, quella che fa Asimov. Asimov descrive un contesto familiare in cui elementi anomali sono introdotti in uno scenario senza spiegarne le ragioni. Un cliffhanger ed un flashback introduce subito il tema delle elezioni politiche e quanto il lettore non ne, comprenda le ragioni, per cui la curiosità del lettore spinge a procedere la lettura del racconto. If Words of Science Fiction, marzo 1963. Le bombe a tempo di J.G. Ballard. Di solito sulla sera, mentre Traxel e Bridge camminavano nel mare di sabbia marziano, Shipley ed il vecchio uomo osservarono le bombe marziane dei residuati bellici antichi che erano semi-annegati nella terra marziana. Questi artefatti spuntavano come gnomi giganti dalla sabbia, mentre delle piccole lucette rosse morenti continuavano sporadicamente a lampeggiare silenziose. La maggioranza delle bombe ad orologeria marziane erano quasi tutte già esplose nell'immenso mare di sabbia un centinaio di anni prima. Ma ce n'erano rimaste ancora delle altre. A Shipley piaceva guardarle semi-annegate nella sabbia, mentre spuntavano dal terreno, quasi come fossero delle lapide morenti, vestigia di un passato lontano di 10.000 anni prima. Traxel era solitamente il leader dei tombaroli di bombe marziane, aveva già cenato e con quella sortita serale ci si sarebbe pagato varie cose. Shipley era uno che si lamentava continuamente, era su Marte solo da 3 mesi. Nelle ultime sortite nel deserto marziano, il suo borbottio aveva irritato Traxel e Bridge, tanto che adesso i due lo trattavano con sufficienza. Il vecchio uomo, ossia il dottore, era sempre tollerato dal gruppo di tombaroli, essendo l'unico ad avere una grande conoscenza del deserto di sabbia marziano, tanto quanto la palma della sua mano. Mentre sparse e semisommerse restavano silenti e sporadicamente sparse gli ordigni alieni. Bridge era un tipo simpatico dall'humor sagace, ma con Traxel non c'era mai un momento per rilassarsi. Traxel sembrava un po' una laconica autorità, come quelle che ti interrogano seriose su questo o quello in cerca di indizi per inchiodarti alle tue responsabilità. Dunque, l'incipit di Ballard è un caso studio molto importante da valutare, perché introduce subito descrizioni ed infodump, miscelando il narratore onnisciente, che presenta i personaggi del racconto quanto i criptici manufatti marziani, che sono sinistri, misteriosi e creano un'ambientazione tetra, incombente, che sosterrà tutta la trama. Il narratore onnisciente entra a piè pari nella narrazione, con poche sagaci pennellate disegna personaggi ed ambienti, che incuriosiscono il lettore, che è obiettivamente spinto a continuare la lettura. If Words of Science Fiction, settembre 1952, il teschio di Philip K. Dick. Che cos'è questa opportunità? Domandò Conger, che poi aggiunse: Vai avanti, sono interessato. La stanza era immersa nel silenzio, tutti i volti degli astanti erano rivolti verso Conger, che ancora indossava l'uniforme da detenuto. L'interlocutore continuò nella sua disquisizione. Prima che tu finissi in prigione, il tuo business era illegale, ma molto redditizio, ed adesso la tua unica prospettiva sono altri 6 anni di carcere. Conger storse la bocca, però rimase in silenzio. C'è una certa situazione che riguarda il consiglio, per cui occorrerebbero le tue particolari abilità, e anche una situazione che troverai interessante, dopotutto sei un cacciatore, non è vero? C'era della soddisfazione nel far trappole, attendere e poi catturare la propria preda, non è vero? Conger sorrise, poi all'improvviso esordì. Ok, vai dritto al punto, dimmi chi sei e chi devo uccidere. L'interlocutore sorrise, poi rispose con tono di voce lento e calmo. Non corriamo troppo, diamo tempo al tempo, arriveremo anche a questo punto. L'auto rallentò e si fermò vicino al marciapiede. Conger guardò fuori dal finestrino e disse: Beh, dove diavolo siamo? Che posto è mai questo?
La mano della guardia si appoggiò gentilmente sulla spalla di Conger e disse: «Scendi, dobbiamo andare». Per primo uscì dall'auto Conger, poi la guardia, poi l'interlocutore. I tre rimasero a pochi passi dall'auto, in piedi sul marciapiede. L'aria era fredda e tagliente. Conger scrutava i palazzi che erano intorno a lui per cercare di capire dove fosse. L'incipit di Dick è interamente pensato in un plot of characters. Con Show Don't Tell non è velocissimo, ma presenta il personaggio principale, ci fa intuire che il personaggio principale, Conger, dovrà iniziare una caccia di qualcosa o di qualcuno in cambio della sua libertà. Il lettore è incuriosito ed interessato nella lettura per vedere che cos'altro succederà ed in quale tipo di caccia Conger sarà coinvolto. Alba di Odissea, capitolo 1. La missione italiana nell'oasi sudanese di El Atrum. I due C-130 dell'aeronautica militare italiana tornavano dalla loro missione umanitaria dopo aver scaricato acqua potabile e viveri in un posto in mezzo al niente in Sudan. Due velivoli volavano sopra il deserto a bassa quota, distanziati uno dietro l'altro. Il piano di volo prevedeva una breve sosta al Cairo per fare carburante, poi due aerei da trasporto sarebbero tornati in Italia. Il giornalista Beozzi si avvicinò al sergente Sarpi. Il militare italiano era seduto ai bordi del portellone di carico, si gustava in silenzio il bel panorama desolato. Beozzi si accucciò sul pavimento metallico un metro prima del bordo del portellone e disse: «Sergente Sarpi, sono il giornalista Beozzi, posso farle qualche domanda?» Il sergente Sarpi si voltò, sistemò il microfono del casco vicino alla bocca e disse: «Certo, suppongo che stia raccogliendo notizie su questa ennesima crisi in Africa». Beozzi annuì, mentre tirò fuori un blocco notes ed una penna, poi chiese: «Sergente Sarpi, che ne pensa di questa crisi lungo i confini dell'Egitto e del Sudan a causa dei flussi migratori subsahariani?» Il sergente Sarpi sorrise: «Se non cita il mio nome, sarò lieto di darle la mia opinione». «Certo», annuì il giornalista Beozzi. «Non è la prima volta che trasportiamo aiuti umanitari nella mega tendopoli presso l'oasi di El Atrum in Sudan. In tutta l'area sudanese ci sono militari sudanesi ed egiziani che si coordinano per respingere i flussi migratori provenienti da sotto la fascia subsahariana. Prima i flussi erano pacifici e c'erano solo tafferugli, poi le cose hanno preso a mutare, sono esplosi i conflitti a fuoco in numero crescente, sono scontri violenti, per adesso solo con armi leggere, ma tutti hanno la sensazione che la cosa evolverà in qualcosa di assai più rognoso. Sulla crisi idrica dell'Egitto e Sudan, che lanciano accuse politiche pesanti contro l'Etiopia e Kenya, che ne pensa?» chiese Beozzi. Sarpi sorrise: «Anche questa è un'altra grossa rogna. Le rogne insolubili si stanno moltiplicando come funghi ovunque nel mondo. Cosa pensa della diga Idase sul Nilo Azzurro, quanto della diga Bujagali sul Nilo Bianco?» chiese Beozzi. «Ho letto su internet che c'è sempre meno acqua nel bacino del Nilo a causa delle minori piogge. C'è più necessità d'acqua dolce, le dighe al monte del Nilo stanno assetando Sudan ed Egitto. A me pare evidente che Sudan ed Egitto non accetteranno mai di crepare di sete. Desalinizzare l'acqua del Mediterraneo con il metano è costoso, non è sufficiente per i fabbisogni dell'Egitto, non risolve i problemi idrici in Sudan. Queste migrazioni da sotto la fascia subsahariana non crede che siano collegate alla crisi geopolitica nel bacino del Nilo?» chiese Beozzi. «Boh, non saprei», rispose laconico il sergente Sarpi, che sorridendo a 32 denti aggiunse: «Io sono un militare, non mi occupo di politica». «Delle ONG italiane, dei missionari cattolici che sono stati arrestati dall'Egitto e che vorrebbero dare a tutti la cittadinanza dello Stato del Vaticano e sono stati tutti accusati di essere sediziosi rivoluzionari e spie contro il Sudan e l'Egitto, perché catalizzano i flussi migratori in cerca di una via verso Roma. Che cosa ne pensa?» chiese Beozzi. Sarpi rise divertito, poi chiese: «Beozzi, mi promette che non farà il mio nome nel suo articolo?» «Certo», rispose il giornalista, che poi aggiunse: «Alla mia parola, io sono un giornalista freelance. Volerò ancora con l'aeronautica dopodomani per tornare nell'oasi sudanese di El Atrum. Ho un biglietto aereo gratuito per documentare cosa sta succedendo in Africa. Non voglio creare imbarazzo ai militari oppure al Ministero della Difesa». Sarpi annuì, poi disse: «La mia opinione è che questi cattocomunisti del cazzo dovrebbero aiutare prima gli italiani. In Italia siamo con le pezze al culo dopo il default dello Stato italiano».
se i cattocomunisti non la pianteranno di fare campagne stampa contro l'Egitto, quanto azioni politiche all'ONU in favore del diritto di immigrazione per i subsahariani. L'Egitto per ritrazione esproprierà il 25% del giacimento di metano nel Mediterraneo, scoperto dall'ENI. Che spetterebbe all'Italia? Cazzo! Le interruzioni sui prelievi di ENI, le navi militari egiziane nell'area, il blocco temporaneo delle forniture di metano dall'Egitto, sono un preoccupante segnale. Non crede che i subsahariani abbiano il diritto di immigrazione e che devono poter scegliere dove vivere? Chiese Beozzi. No, devono restare a casa loro, rispose con tono irato Sarpi, che poi aggiunse: i subsahariani sono oltre 2.4 miliardi, quelli che vorrebbero migrare sono oltre 1.2 miliardi. Poi ci sono i migranti del Bangladesh, moltissimi indiani, tante altre popolazioni in Asia. L'Europa non è un posto su Marte. In Italia, dopo il default, siamo ridotti con le pezze al culo. Non possiamo occuparci di queste persone, come invece vorrebbero i cattocomunisti. Beozzi storse la bocca, poi chiese: che cosa pensa che accadrà in futuro? Sarpi rise sarcastico, poi disse: è tardi per preoccuparci del futuro, ed è anche facile fare delle previsioni. Scoppierà una guerra nel Mediterraneo. Noi italiani siamo impreparati. Finiremo per dividerci in una qualche guerra civile. Inoltre le prenderemo di brutto in guerra, sia dall'Europa quanto dagli africani. Può espandere meglio la sua idea? Chiese Beozzi, mentre smise di prendere appunti. Poi con la mano tremante cercò di mettere il tappo alla penna, che sembrava proprio non volersi incastrare. Il sergente Sarpi storse la bocca in una smorfia sarcastica, si voltò con il volto imbronciato a guardare il bel panorama dell'aereo che volava a bassa quota. Poi, dopo qualche secondo, il militare si voltò nuovamente verso Beozzi con un'espressione dura e sordita. Io penso che gli europei useranno la penisola italiana e quella greca come stati cuscinetto per contenere l'invasione subsahariana. È meglio fare la guerra in casa altrui piuttosto che in casa propria. I comunisti odiano gli italiani. Le sentenze giudiziarie di procurata epidemia di vari anni fa sono una prova. I cattolici hanno la merda nel cervello, con il delirio della gioia del martirio, alias sacrifici umani. I deliri del Vaticano di dare protezione ed assistenza, regalando la cittadinanza dello Stato Vaticano a tutti i bisognosi, è una coltellata alle spalle del popolo italiano. I cattocomunisti vogliono l'invasione dell'Italia e dell'Europa, vogliono far migrare 1.2 miliardi di comunisti africani, per poi fare la rivoluzione comunista. Otterranno solo una penisola italiana, dilaniata da una guerra civile. Il popolo italiano sarà preso di mezzo tra le atomiche dei missili M51 francesi, quanto dalle pulizie etniche degli invasori subsahariani. Sergente Sarpi, rispose il giornalista Beozzi, tartagliando con un tono di voce inclinato ed il volto pallido come un morto. Lei non lo può sapere. Nessuno conosce il futuro. Il militare gli rise in faccia, serrò la mascella e con il volto imbronciato tornò a guardare il bel paesaggio desertico che scorreva sotto il portellone dell'aereo. Ho tentato di fare un incipit in media res con un plot of characters per piazzare il lettore in un casino geopolitico tremendo, immergendo il lettore sino ai capelli nella complessità caotica del Mediterraneo 2050. Se il tema di climate fiction interesserà il lettore, ecco, il lettore sarà sicuramente spinto ad approfondire la storia, che sprofonderà in una distopia di hard cli-fi.